Ciao ragazzi, bentrovati. Video lezione numero 2 di questo nostro corso improvvisato di lezione ai tempi del coronavirus. Parliamo anche oggi, anche adesso, di pedagogia e dopo aver trattato nella prima video lezione le idee pedagogiche dell'illuminismo francese, andiamo a vedere appunto come queste idee pedagogiche arrivino anche in Italia. Tenete conto che l'illuminismo entra nel vivo in Italia a metà del Settecento e lo fa soprattutto perché molti sovrani, seguendo i consigli dei loro accorti, attenti ministri, aperti anche a tutto quello che stava succedendo in Europa, vanno a riformare il sistema scolastico con degli obiettivi diversi. Comunque, l'importante era che l'educazione, la pedagogia e il sistema scolastico diventasse una materia molto importante, non soltanto per insegnanti, professori o per la Chiesa, ma proprio in generale per tutta la parte viva e intellettuale di questi regni, di questi ducati. Ricordatevi che siamo nel Settecento, quindi l'Italia è divisa in ducati e divisa in regni. Sono due principalmente i centri nevralgici più importanti, cioè la Lombardia e il Regno di Napoli. Iniziamo con la Lombardia, era parte dell'impero asburgico. Milano è coinvolta quindi in una riforma di statalizzazione globale dell'istruzione, promossa appunto dai sovrani tra 1760 e il 1805. Le conseguenze sono queste, come cita il libro, ragazzi, sono a pagina 279, quindi sempre l'unità 10. Le conseguenze sono queste: laicizzazione dell'insegnamento, per forza di cosa, statalizzazione vuol dire accentrare il controllo anche della scuola, che viene quindi tolta alla predominanza cristiana che abbiamo visto nelle altre unità di pedagogia. Creazione di scuole normali, sempre con l'accezione che abbiamo visto per quanto riguarda la Francia, quindi che fossero da regola e da esempio per tutte le scuole poi dei vari regni e dei vari ducati, e riordino di tutto il sistema scolastico, tra l'altro a partire dall'Università di Pavia, dove viene anche aperto, viene introdotto l'uso di laboratori sperimentali. Quindi una scuola che via via lo vedete, ragazzi, da quando abbiamo iniziato quest'anno a fare pedagogia. Spesso vi ho detto che sembrano degli insegnamenti, degli studi un po' lontani rispetto al modo che potreste avere voi di pensare alla scuola e all'insegnamento, ma vedete che via via ci stiamo avvicinando ai tempi moderni. L'anno prossimo, insomma, lo vedrete, lo studierete, sarà ancora più facile entrare nel mood, nel modo di pensare dei pedagogisti, perché saranno molto vicini a voi. Naturalmente, ovviamente, all'origine di questi provvedimenti c'è un progetto di consolidamento politico. Ciò che è importante è capire che sempre di più per i ministri e per i sovrani il consolidamento politico e sociale parte proprio dall'educazione, dalla didattica e quindi dal modo di creare una didattica che sia sempre più efficace ed efficiente. Soprattutto i governanti sono molto interessati alla scuola superiore, quindi non tanto alla scuola elementare o alla scuola popolare, ma alla scuola superiore come fucina di nuovi tecnici, amministratori, personale che segua la burocrazia necessari allo Stato. Quindi iniziamo a formare i più giovani con le idee che lo Stato vuole portare avanti per far sì che un domani diventino appunto tecnici, amministrativi e burocratici necessari alle idee dello Stato. Un esempio molto interessante di quanto fosse viva e fervente l'anima intellettuale del Settecento ci viene da Milano, ci viene da due fratelli, due personalità molto interessanti, Alessandro e Pietro Verri, due fratelli appunto milanesi che fondano una società molto particolare. Nel 1761 loro fondano l'Accademia o Società dei Pugni, chiamata così perché all'interno dell'Accademia c'erano frequentemente delle discussioni molto accese. Metaforicamente ci si prendeva a pugni, appunto, però solo da un punto di vista intellettuale per sostenere una o l'altra teoria. Questa società, questo gruppo, fonda nel 1764 anche un periodico, una rivista, il Caffè. Tenete conto che siamo proprio nella fase in cui stanno nascendo e si stanno divulgando sempre di più i giornali, i quotidiani nati proprio all'inizio del Settecento in Inghilterra e visti come un ottimo strumento di diffusione, di divulgazione delle idee. Il Caffè, questo periodico, questa rivista fortemente voluta da Alessandro Verri e da suo fratello appunto Pietro,
l'obiettivo di diffondere molte idee, di parlare di politica, di parlare degli orientamenti appunto che l'illuminismo sta portando un po' in tutta Europa, ma soprattutto gli obiettivi principali sono, come cita il vostro libro, liberare le menti dal pregiudizio e veicolare idee concrete per il miglioramento della vita civile. Quindi due idee, due obiettivi, due punti di vista prettamente illuministe. Sulle pagine di questa rivista, ovviamente, trova spazio anche la pedagogia, trovano spazio anche riflessioni e spunti di carattere pedagogico, come un saggio che scrive lo stesso Alessandro Verri, saggio di legislazione sul pedantismo, un'accusa contro l'abitudine di insegnare le lettere, come dice lui, con la sferza e con il pianto, e quindi una forte accusa contro la pedanteria. Per Verri, quindi, lo scopo prioritario dell'educazione è quello di formare all'uso personale e critico della ragione. Pensate, per Verri è importante ancor prima di saper scrivere, saper pensare. Leggiamo insieme il brano che trovate a pagina 280, anche per questa volta lo leggo io, vi farò leggere moltissimo quando torneremo live. Allora, leggiamo questo brano. Dovrassi alla studiosa gioventù, prima d'ogni cosa, dar buon ordine alle proprie idee, avvezzarsi a far uso della ragione e a sentire la verità a preferenza della autorità d'opinione. E poi sarà loro concesso di seriamente occuparsi, se li vogliono, della ortografia e della lingua. Quindi, ragazzi, prima ancora dell'ortografia, quindi dello scrivere correttamente e della lingua, del parlare correttamente, è importante che voi ragazzi, che i più piccoli, era importante, imparassero a dar ordine alle proprie idee. Guardate, c'è un passaggio importantissimo perché si dice: e a sentire la verità a preferenza dell'autorità d'opinione. Quindi sviluppare delle proprie idee, sviluppare una propria verità, prima ancora dell'ortografia e della lingua. Proseguiamo. Ma non mai cominceranno da quest'ultime, atteso che sono sterili facoltà, serve e non padrone dei nostri pensieri, e che altro produrre non sogliono che miseri pedantelli, o come la Crusca vorrebbe, pedantuzzi, altrettanto vuoti di ingegno e di idee, quanto gonfi. Questa, ragazzi, è una definizione di pedanteria. Poi andiamo a vedere la definizione che dà Treccani. Vi dico sempre, qualsiasi parola controllate nella Treccani online. Qui Verri definisce cos'è per lui la pedanteria. E quindi, pedantuzzi, altrettanto vuoti di ingegno e di idee, quanto gonfi d'accenti gravi, acuti, di apostrofi, interpunzioni, raddoppiamenti di vocali, consonanti e di tante belle, bellissime parolette e periodini che non pronunciano mai senza sorridere per una secreta compiacenza, di modo che sono nel medesimo tempo attori e spettatori di se stessi. Ecco cos'è il pedante, cos'è la pedanteria, cos'è appunto la pedanteria che secondo lui era prettamente una caratteristica degli insegnanti, dei maestri di quel periodo, e quindi stare più attenti non tanto alle idee, ai contenuti, quanto piuttosto agli accenti, alle parole belle, bellissime. Poi lui dice appunto che queste persone, che il pedante è al tempo stesso attore e spettatore di se stesso, quindi parla per ascoltarsi, per bearsi di ciò che dice. Vi leggo la definizione di pedanteria, così come da Enciclopedia Treccani: atteggiamento, carattere di chi è pedante, precisione eccessiva e cavillosa, atto comportamento da pedante, quindi una caratteristica di una persona che magari parla bene con una pronuncia perfetta, ma in realtà non sa sostenere le sue idee con dei concetti concreti. Quegli intellettuali, quei pedanti contro cui si schiera Verri con questo passaggio, saggio di legislazione sul pedantismo. Il pedante, che lui definisce vuoto di ingegno e di idee, è il simbolo della vecchia educazione. Il caffè sarà chiuso dopo 2 anni, ma comunque segnerà un'importanza fondamentale per la diffusione di queste idee. Tra l'altro, due piccoli aneddoti che sono sicura ricorderete magari più di questo, e cioè
La sede dove si riuniva l'Accademia dei Pugni era a casa di Pietro Verri, che era in Contrada Napoleone, l'attuale via Monte Napoleone di Milano, e uno degli intellettuali che si riuniva era Cesare Beccaria, quindi insomma un fuoco di menti vive molto molto importanti. Si parla appunto di giovinotti, si parla di ragazzi un po' più piccoli di voi, ma comunque non proprio piccoli piccoli, e quindi questa è un'idea di pedagogia per ragazzi un po' grandicelli. C'è una persona invece che scrive un'opera pubblicatissima dedicata ai più piccinini ed è Francesco Soave. Sono a pagina 281. Francesco Soave è tra i primi autori italiani di libri per l'infanzia. Lui pubblica nel 1786 le Novelle morali ad uso dei fanciulli. Un'opera che ha avuto un tale successo, pensate ragazzi, che ha avuto più di 100 edizioni, più di 100 ristampe fino al 1909. Lui morì nel 1816, quindi hanno pubblicato questa sua opera quasi fino a 100 anni dopo la sua morte. E qual era il suo obiettivo? Il suo obiettivo era proporre un'educazione, una didattica che fosse dilettevole e narrativa, quindi insegnare dei precetti morali attraverso dei racconti narrativi e dilettevoli dedicati proprio a fanciulli. Insomma, Soave sarà l'antesignano di quello che poi diventeranno due opere straordinarie dedicate all'insegnamento dei più piccoli attraverso i racconti, e quindi il libro Cuore e Pinocchio. Nella Milano degli Asburgo, dove vive Soave, lui tra l'altro è un consigliere per le riforme scolastiche delle scuole normali. Scrive il Compendio del Metodo nel 1786 e dà i contenuti che secondo lui dovevano contenere i valori dell'istruzione primaria. Lo leggiamo. Leggere con franchezza, con precisione e con la debita pronunzia. Scrivere con buon carattere, con esatta ortografia. Sapere in voce e in iscritto esprimere i propri pensieri accuratamente nella propria lingua. Sapere a governo dei propri affari, eseguire con sicurezza almeno le prime quattro operazioni dell'aritmetica, sono cognizioni che ad ogni classe convengono e che in mille occasioni nel comune uso del vivere a chiunque si rendono necessarie. Vedete ragazzi che si sta delineando quella che un po' è la scuola elementare, no? Saper leggere, scrivere e far di conto. Non escludete, cioè osservate l'importanza che lui dà, oltre che a scrivere con precisione una bella ortografia, sapere esprimere i propri pensieri. Una cosa che io vi dico costantemente: non abbiate mai paura di esprimere ciò che pensate, la vostra voce. Soave indica anche le essenziali funzioni sociali affidate alla scuola primaria, le petite enfants, i più piccinini. E quindi più ancora necessario che ognuno sappia fondatamente la propria religione e sappia ciò che gli deve a Dio, ciò che deve a se stesso, ciò che ha al suo principe, ai suoi superiori e ai suoi uguali. Quindi un'istruzione religiosa e un'educazione ai rapporti sociali che vanno intese soprattutto come sottomissione alle autorità religiose e civile, cosa che andrà avanti per quasi 2 secoli fino alla Seconda Guerra Mondiale. Allora ragazzi, lasciamo Milano, lasciamo la Lombardia, lasciamo il caffè, la rivista pubblicata dai Verri, lasciamo l'Accademia dei Pugni dove si combatteva verbalmente, lasciamo le novelle morali ad uso dei fanciulli di Francesco Soave, che vedrò di prendere, così magari ne leggiamo un paio e vediamo di cosa si tratta, e andiamo in un altro, scendiamo un po' a livello geografico, percorriamo un po' l'Italia, lo stivale in giù. E andiamo in quello che all'epoca era un centro culturale vivacissimo, vivissimo. Si parlava di cultura, si parlavano di studi di indirizzo umanistici, scientifici ed economici. Sto parlando della bellissima Napoli, che era un centro fondamentale e che ha dato i natali a una figura molto importante, soprattutto in filosofia del diritto, il filosofo e giurista Gaetano Filangieri, 1752-1788. Come vi dico sempre, ragazzi, prestate attenzione alle date. Nel caso di Soave abbiamo visto che le date non sono messe ad gratium nei libri, ma hanno un'importanza. Per Soave abbiamo visto un libro pubblicato fino quasi a 100 anni dopo la sua morte.
Nel caso di Filangieri, 52-88, è morto giovanissimo, è morto davvero prematuramente rispetto a quanto avrebbe ancora potuto dare al diritto e alla filosofia. È uno dei personaggi di riferimento dell'illuminismo italiano. Nato a Napoli da nobile famiglia, pubblica diversi saggi, citiamone alcuni, pubblica e privata educazione. Morale dei principi fondata sulla natura e sull'ordine sociale, ma il suo nome è legato soprattutto a 8 volumi che sono un punto fondamentale appunto per la filosofia del diritto, per la giurisprudenza, scienza della legislazione. Questi 8 volumi scritti a partire dal 1780 e pubblicati dopo, 3 anni dopo la sua morte prematura. Il quarto libro, sono a pagina 282, ragazzi, siamo quasi alla fine di questa lezione, quindi tenete duro. Il quarto libro è dedicato al problema dell'educazione e nel trattare il problema dell'educazione si rifà a una nostra vecchia conoscenza, John Locke, vi ricordate? Il gentleman di John Locke. Filangieri si rifà alla distinzione, alla dicotomia educazione privata e educazione pubblica di Locke, a differenza di Locke che se ricordate considerava l'educazione pubblica rozza e quindi meno importante. E a favore di un'educazione privata data dal precettore, per Filangieri, quindi al contrario del filosofo inglese, è molto più importante l'educazione pubblica. Andiamo a vedere. Secondo lui, anche se meno approfondita rispetto a quella privata, ovviamente, meno a tu per tu, quindi meno specifica, meno approfondita, è fondamentale perché forma il cittadino, quindi non il singolo, non forma l'individuo, l'educazione pubblica forma il cittadino, attenzione, fornendo all'individuo quelle virtù civiche che hanno reso grandi la Grecia e Roma, ritorno ai classici, ritorno all'umanismo. Occorre dunque una magistratura, ricordatevi, era un giurista, una magistratura dell'educazione, con leggi e competenze territoriali molto specifiche che andiamo a vedere nel dettaglio. Intanto i curriculi. Ricordiamoci, ragazzi, il concetto in pedagogia di curriculo non è il concetto che avete voi moderno, insomma, riassumere i propri lavori, ma è proprio l'insieme delle materie che si studiano, ok? Quindi a favore dell'universalità, ma contro l'uniformità dell'istruzione pubblica, quindi contro una scolarizzazione identica per tutti gli strati della popolazione. Faccio una premessa: potrebbero non piacervi alcune teorie di Filangieri. Noi andiamo a pensare non tanto all'uomo quanto al giurista, nel momento in cui incontreremo delle teorie un po' controverse che io per prima, insomma, potrei criticare o che non condivido riguardo alla cultura dei ricchi e dei poveri, ma andiamo con ordine. Quindi, sì, universalità, lo studio di tutte le materie, non uniformità dell'istruzione, ok? Quindi non tutti possono studiare tutto. Andiamo a vedere. Quindi non no a un modello educativo identico per tutti i membri della popolazione. Egli, infatti, divide i curriculum in base all'appartenenza e badate ragazzi, presente o futura dei cittadini a due classi distinte: quelli che esercitano attività produttive o manuali e quelli che esercitano attività intellettuali e amministrative. Quindi divido le due persone e creo un curriculum, quindi un insieme di studi diverso a seconda di queste due persone. Filangieri, intanto, secondo lui, entrambi devono essere educati dallo Stato, quindi la centralità dello Stato. È contrario al monopolio della famiglia nella scelta degli studi e della futura professione. Cosa vuol dire? Se tu sei farmacista, anzi, se tu sei il figlio di un farmacista, secondo Filangieri non è corretto che tu debba per forza fare il farmacista, il notaio, il commerciante. Non deve essere la famiglia ad avere il monopolio nella scelta, ma ci deve essere, anche perché così si rischia di dare un ruolo importante a una persona che non è in grado di portarlo avanti, ma spetta al magistrato dell'educazione. E guardate che non è un caso se non si chiama maestro. Magistrato è una cosa ancora più forte, no? Si deve al magistrato dell'educazione
Stabilire nel corso del processo educativo se sia preferibile indirizzare l'allievo ad altri studi con il consenso della famiglia. Quindi non è la famiglia a priori che decide cosa il ragazzo farà, ma il magistrato. E questo non è sbagliato. Per quanto riguarda la formazione al lavoro, l'educazione quindi dei lavoratori, Filangieri dice che tutti i bambini all'età di 5 anni devono essere affidati, vabbè c'è un flash terribile, devono essere affidati a un custode scelto dal magistrato provinciale e questo custode, pensate ragazzi, avrà il compito di dirigere, nutrire, vestire i bambini, non più di 15 ciascuno, a lui affidati per l'apprendistato e quindi una specifica attività che loro impareranno a fare fino a 18 anni. Perciò tu sei un lavoratore che è figlio di lavoratori, la tua vita sarà lavorare. Scusate ragazzi. Filangieri sostiene che questi bimbi dai 5 ai 18 anni, ricordate un po' le scuole d'apprendistato, no? Dai 5 ai 18 anni siano affidati a un custode che li nutrirà, gestirà e vestirà fino a quando saranno in grado di lavorare. Tra l'altro, questa formazione durerà fino a 18 anni, sarà completamente a spese dello Stato e include ovviamente, oltre a un mestiere concreto da fare, leggere, scrivere e far di conto. Arriviamo all'educazione morale, quindi abbiamo visto curriculi diversi a seconda di un mestiere manuale o di un mestiere intellettuale. Abbiamo visto il magistrato che deciderà lui che mestiere faranno le persone, non tanto la famiglia che prima aveva insomma il dominio in questa decisione. Abbiamo visto i bambini, l'educazione dei lavoratori dei 5-18 anni a spese dello Stato, un custode si occuperà di loro, insegnerà il mestiere. Leggere, scrivere, far di conto, l'educazione morale ha come scopo quella di formare buoni lavoratori e cittadini obbedienti, seguendo i precetti, vi leggo proprio le parole di Filangieri, osserva le leggi, venera i decreti della pubblica autorità, difendila dall'esterno inimico. Quindi la disciplina si basa su concetti molto forti e qui riprendono John Locke, se vi ricordate, la stima e l'onore, ok? Concetti molto forti. E arriviamo un po' alla critica che potremmo fare a Filangieri sulla sua cultura elitaria, ok? Elitaria quindi deriva da elite, un insieme di poche persone, quindi una cultura per pochi. Filangieri sosteneva che la cultura non fosse per tutti, ma fosse soltanto per gli intellettuali. L'educazione della classe agiata è a pagamento, a differenza di quella gratuita dei lavoratori, no? E prevede insegnamenti di elevato livello culturale. Avviene in appositi collegi di Stato. Ed ecco le cose che potremmo un po' criticare, oppure che io lo dico apertamente, critico. I lavoratori non necessitano di molta cultura, mentre le classi che detengono il potere devono essere in grado di amministrare con la saggezza che deriva dai lumi della ragione. Filangieri sostiene che il principio che la cultura debba essere elitaria, in quanto difficile e costosa. I lavoratori poveri sono la classe produttiva. Se coltivassero ambizioni culturali, diventerebbero improduttivi e dannosi alla società. I ricchi invece possono dedicarsi anche con scarso interesse alla cultura. La loro improduttività infatti non muta. Poi alla fine, insomma, si riscatta un po' dicendo che in realtà se una persona povera avesse un talento intellettuale, ci sarà un'apposita cassa d'educazione che pagherà i suoi studi. Ecco, allora, vediamolo come un giurista, vediamolo come una persona pragmatica che voleva creare il meglio per una società illuminista che era guidata dai lumi della ragione, ok? Anche se vi dico, quest'ultimo passo è opinabile, perché non smetterò mai di dirlo, la cultura è per tutti, ragazzi, soprattutto in questi giorni, ve lo dico uno per uno,
Leggete, 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 c'è tempo. Se volete qualche suggerimento, ragazzi, mandatemi un messaggio, ditemi, prof, voglio di leggere questo o quell'altro e vi mando un sacco di titoli, ma vi prego, usate questo tempo anche per leggere, perché la lettura vi renderà liberi. Finiamo con una prospettiva pedagogica non pedagogica, o cioè una prospettiva pedagogica educativa non per un pedagogista, ma per un filosofo, storico e giurista molto importante che è stato Giambattista Vico, che è fine 600, metà 700, quindi un pensatore che si colloca nel contesto dell'illuminismo pedagogico anche se non era un pedagogista. Lui scrive un'opera importante sul metodo degli studi del nostro tempo, dove critica il primato delle discipline matematiche, quindi c'è un ritorno, diciamo, scusatemi, alle materie umanistiche. L'uomo può avere conoscenza certa solo di ciò che produce, mentre la matematica è un sapere astratto, inadeguato alla conoscenza della concreta realtà umana, sempre detto io. Lui dice questo, leggiamolo. Questo metodo di studi genera presso i giovinetti, sta parlando di voi, il duplice inconveniente di non farli operare con sufficiente prudenza nella vita civile e di non dar loro la capacità necessaria per colorire un discorso con la dipintura dei costumi, per infondervi calore con la commozione degli affetti. Eh sì, ragazzi, matematica no, poesia e fantasia sì. Vediamo come. Il filosofo napoletano, anche lui, sostiene quindi che il curriculum formativo si debba fondare sulle materie che conosciamo benissimo, e quindi retorica, arte, storia. Quest'ultima fondamentale perché la conoscenza della storia della civiltà umana permette poi di capire tutto il mondo. Non solo nella Scienza Nuova, che è l'opera principale che Giambattista Vico scrive nel 1725, lui dà, allora noi adesso lo affrontiamo in maniera un po' sbrigativa, poi lo farete in filosofia, parla della storia ideale eterna, secondo la quale lo sviluppo della storia dell'umanità, della civiltà, ha attraversato tre età, quella degli dèi, quella degli eroi e quella degli uomini. Secondo Vico anche ogni singolo ragazzo, quindi anche ogni persona, ognuno di voi ha affrontato, attraversato queste fasi. Quindi ciascuna età, quindi dei, eroi e uomini, è caratterizzata da una forma di civiltà e da una relativa visione del mondo. Secondo lui, ogni fanciullo crescendo passa attraverso queste tre fasi. Ora lo facciamo in maniera un po' en passant. Importante capire che lui sottolinea l'individualità, la specificità dell'età più giovane. Vi ricordate quello che diceva Rousseau? Che non esistono, prima di Rousseau, comunque in quest'epoca i bambini erano visti come dei piccoli adulti. Rousseau è il anzi, Vico, prima ancora di Rousseau, sostiene che il bambino non sia un piccolo adulto, che il bambino sia un bambino. Rivendica la peculiarità, la specificità, la bellezza anche, ragazzi, della mente infantile, che non conosce meno rispetto a quella dell'adulto, ma diversamente, utilizzando memoria e fantasia. Guardate che questo è un pensiero fantastico. Quindi il bambino non è un piccolo adulto o non è un essere che capisce peggio, è semplicemente un essere, un individuo che capisce che ha una maturazione diversa e che ragiona e impara soprattutto con memoria e fantasia. Lui dice, nei fanciulli è vigorosissima la memoria. Quindi vivida all'eccesso la fantasia, che non è che memoria dilatata o composta. La centralità della fantasia del fanciullo è all'origine della sua facoltà linguistica e poetica, della capacità del bambino di dare alle cose insensate senso e passione, di prendere cose inanimate tra le mani e trastullandosi, favellarvi come se fossero quelle persone vive. Stiamo parlando un po' di una fase che voi avete studiato l'anno scorso con Piaget, no? L'animismo, quindi il bambino che vede tutti gli oggetti come capacità di avere un'anima, no? Capacità di relazionarsi. E quindi anche secondo Vico, il bambino prende delle cose inanimate e trastullandosi, quindi giocando, favella, ci parla,
come se fossero persone vive. Queste riflessioni conducono Vico a capire, proporre un'attività educativa fondata sulla poesia e sulle favole, come eterne espressioni della scoperta infantile del mondo. Nelle fasi successive, quindi quando poi cresce un po', ci sarà un'educazione, una didattica improntata sul concetto che conoscere è fare. Quindi nessuna attività didattica ha valore senza un'appropriazione attiva, vi ricordate in questo Rousseau, no, attiva da parte dell'allievo e un collegamento diretto con l'esperienza. Quindi sviluppiamo la capacità argomentativa con arte e storia, che fanno nascere nell'allievo la passione e l'incertezza del vivere umano, che mai come che niente come l'arte e la storia, nell'arte, ragazzi, mettiamo anche la letteratura, riescono ad descrivere. Ok? Con questo terminiamo, quindi abbiamo visto l'illuminismo italiano nei due centri più importanti, più vivi, più accesi, Milano e Napoli. Abbiamo visto, per quanto riguarda Milano, i due fratelli Verri, gli intellettuali milanesi dell'Accademia dei Pugni, la rivista Il Caffè, quindi la loro idea di una pedagogia contro la pedanteria. Abbiamo visto Francesco Soave e la sua idea, il suo concetto di un'educazione primaria che fosse assolutamente importante per leggere, contare, per sviluppare le proprie idee, l'opera importantissima Novelle morali d'uso dei fanciulli, e poi Gaetano Filangieri a Napoli, tutto il suo concetto sull'educazione, sulla didattica, la divisione chi fa, chi pensa, e quindi le attività manuali produttive, le attività intellettuali e amministrative, curriculi diversi per questi due tipi di persone, un magistero che decide il lavoro che andrà a fare il ragazzino, non solo una decisione che spetta alla famiglia, i bambini lavoratori che avranno una scuola pagata dallo Stato, quindi per loro gratuita, dai 5 ai 18 anni, gestita da un custode che fa di loro qualsivoglia cosa affinché imparino a leggere, scrivere, contare, ma soprattutto un mestiere. Mentre l'educazione dei abbienti è a pagamento dei più ricchi e la cultura è solo per i ricchi, perché tanto i ricchi possono fare cultura e restare improduttivi, i poveri non devono avere cultura perché sennò diventano improduttivi. Per noi è no, questa prospettiva, quindi non siamo d'accordo, almeno io. Poi mi direte, ragazze, cosa ne pensate voi? Magari qualcuno di voi è d'accordo, vi invito a dirmelo. E infine Giambattista Vico, filosofo, storico e giurista, che ha questa immagine splendida del ragazzetto non come un piccolo adulto oppure non come un adulto limitato, ma con una sua peculiarità e una passione e delle caratteristiche date da memoria, fantasia e quindi il saper usare poesia e favole. Ci sarebbe poi nel libro l'educazione che scende in territorio tedesco, quindi l'educazione dell'illuminismo in Germania con Johann Bernhard Basedow. Non lo affrontiamo, casomai ragazzi lo vedremo. La cosa più importante per lui, fonda un philanthropinum, quindi un istituto molto famoso, attorno a cui ci sono state anche diverse critiche, una piccola scuola a pagamento dove vengono ammessi gratuitamente anche studenti poveri che diventeranno maestri o svolgeranno servizio presso delle famiglie. Ma per il momento ci concentriamo qui. Quindi abbiamo terminato con questa seconda video lezione, l'unità 10 di pedagogia. Vi assegnerò prossimamente un compito da fare e nei prossimi giorni vi arriveranno altre lezioni, così finiremo anche il capitolo di sociologia. Mi raccomando, ragazzi, vivete queste lezioni con concentrazione, con attenzione. Avete la possibilità di premere pausa, una cosa che a scuola non possiamo fare. Perché se non vi va più di ascoltarmi, se volete farvi un giro, non potete mettermi in pausa. Qui potete farlo, fatelo, usate il bello di queste lezioni, ma ragazzi, mi raccomando, restate concentrati, leggete tanto e non abbiate paura di quello che sta succedendo. Presto passerà tutto, ma noi siamo grandi e come vi dico sempre, ognuno di voi può superare qualsiasi prova. Quindi ragazzi, mi raccomando, per qualsiasi cosa basta un WhatsApp e la prof Wendy c'è. Un bacio e alla prossima. Ciao ragazzi, guardate che queste cose ve le chiedo, facciamo una verifica prossimamente. Ciao!